Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Amici sportivi e appassionati di calcio, un buon giorno da Alto Pascio, dove vi staremo per trasmettere il match, l'ultimo del 2014, qui nei campionati giovanili regionali tra il Tau Calcio Alto Pascio e il Cascina Valdera. Il Cascina Valdera vediamo già schierato in campo per i preliminari con il direttore di gara in maglia bianca, con calzoncini e calzettoni azzurri, Tau Calcio completamente amaranto con qualche richiamo bianco, mentre il portiere Puccini Matteo in maglia arancione evidenziatore, il portiere invece del Cascina è in completo verde sul busto, mentre i pantaloni sono neri. Direttore di gara Calvani Matteo di Empoli controlla le reti delle due porte prima di dare il via al match, che inizierà tra poco, e noi vi andiamo a dare le formazioni mentre inizierà il match, che sarà ripreso dalla telecamera di Silvano Cortopassi, il nostro cameraman che vi permette la visione dell'intero match. Partiamo per cronaca con gli ospiti che schierano Ametrano, Sbala, Stagi, Cusi, Taccola, Scaramelli, Arrighi, Cassaro, Ettaiani, Haitomi e Musto. Il tecnico signor Simone Masoni schiera invece Del Gratta, Gerini, Barsotti e Bocci. Sono solo quindi quattro gli uomini in panchina a disposizione del Cascina Valdera. Andiamo adesso con la formazione del Tau Calcio, che schiera questi 11. In porta Puccini, a seguire Bertoneri, Bassano, Diolaiti, Lecceti, Botrini, Donati, Barbaro, Dabdobi, Guidi, e con il numero 11 a chiudere Esteban. Allenatore Paolo Baldi, che ha in panchina 7 giocatori a disposizione: Satti, Angioli, Bilotti, Idrizi, Maccagnola, Scatizzi e 13. Direttore di gara, ve l'avevamo già accennato, è il signor Matteo Calvani della sezione di Empoli. Il Tau attacca la destra verso sinistra della nostra postazione. Cascina Valdera ovviamente dalla parte opposta, da sinistra verso destra. Calcio di punizione, siamo precisamente all'altezza della riga di centrocampo. Gestisce il pallone Diolaiti, che controlla, ma poi lascia il pallone scorrere in fallo laterale. Fallo laterale appena battuto da Bertoneri. Avanza il Cascina, lo fa per vie centrali con Haitomi. Il Tau però si difende e tenta la ripartenza. C'è una leggera nebbia, il clima non è freddo assolutamente per essere comunque a pochi giorni da Natale. Abbiamo assistito sicuramente peggio, non ci sono qui mamme o donne imbacuccate, assolutamente, senza guanti, senza cappelle e sciarpe, però c'è questa nebbia che non ci rende perfetta la visibilità, soprattutto nella fascia destra dove agisce in questo primo tempo il Tau Calcio, verso quindi le panchine. Comunque non ci possiamo lamentare, siamo qui muniti di giacca senza particolari altri abbottonamenti. Calcio di punizione, qui subisce il fallo Abderrazak Dabdoubi, centravanti della formazione di Paolo Baldi, adatto a giocare anche in fascia dove sfrutta la sua velocità per saltare i terzini e mettere il cross. Qui invece Paolo Baldi gli chiede di giocare in posizione centrale per creare tensioni particolari
alla coppia di difensori del Cascina Valdera. Calcio di punizione in area di rigore, non c'è nessuno, anche se i giocatori del Tau sono pronti a entrare. La punizione viene battuta, Lecceti tenta di arrivare sul pallone, segue poi il destro di Donati. Il destro scende però in ritardo. Rinvio di Ametrano, calcerà col destro, palla che supera il centrocampo, arriva adesso Bassano, Lecceti di testa non riesce ad allontanare il pallone, preda poi del numero 9 Ettaiani, tenta poi la giocata anche Arrighi, però il pallone non arriva laddove Arrighi vuole e quindi il Tau Calcio, seppur con qualche difficoltà, riesce ad allontanare il pallone. Adesso prova a salire la formazione di Baldi, lo fa con Guidi, chiuso poi in fallo laterale, fallo laterale che batterà Bertoneri. Giro palla in difesa da parte del Tau, verticalizzazione verso Dabdoubi, anticipato da Taccola e mette un po' d'ordine Barbaro, che appoggia poi sulla destra verso Bertoneri. Ancora Tau un possesso di palla, cerca di sfondare sulla destra la formazione Amaranto, lo fa con Donati. Donati duella alla meglio nel contrasto con due giocatori avversari, poi viene atterrato e qui ottiene il massimo Marco Donati, esterno di fascia destra 1999. Battuta frettolosamente la punizione per il Tau, Stagi intuisce il tutto sulla sua fascia sinistra. E poi c'è un trattenimento della maglietta, Guidi è trattenuto per la maglia, l'arbitro lascia proseguire, probabilmente ha dato la regola, però una regola che non si è concretizzata, e comunque il perdurare della trattenuta della maglia è stato comunque più di qualche secondo. E adesso il Cascina Valdera può sistemarsi in fallo laterale, in ripresa con il rinvio dal fondo, scusate, e quindi prosegue la nostra proseguiamo nel vedere il nostro taccuino sguarnito di grandi occasioni. Ovviamente siamo ancora all'inizio fase di studio, e comunque il Cascina ci sembra tutt'altro che remissivo, ma bensì desideroso di giocare questa partita tutto sommato a viso aperto. Qui c'è un'azione offensiva sulla destra di Scaramelli, Scaramelli viene fermato fallosamente da Esteban. Calcio di punizione, Haito Umi è sul punto di battuta, batterà con il mancino verso il centro dell'area, con il braccio destro chiama uno schema, ad uno schema ai propri giocatori, battuta lunga sul secondo palo, palla che però scorre sul fondo senza che Arrighi possa arrivare sul pallone, e quindi Puccini può battere il rinvio dal fondo senza che siano avvenuti ulteriori pericoli per il Tau Calcio. Tau Calcio lo vediamo con un 4-3-3, portiere che preferisce appoggiare verso il proprio terzino anziché il lungo lancio che comunque avviene in questo momento. Scatto di Guidi, pallone al centro, Guidi ancora in possesso di palla, tocca il pallone verso il centro dell'area di rigore, arriva in rimorchio Barbaro. Barbaro sulla parte opposta, sulla sinistra, si muove col destro, cerca l'1-2 con Dabdoubi, però il pallone poi viene intercettato dal difensore Sbala. Diolaiti verticalizza, Dabdoubi, possesso di palla, bellissimo il colpo di tacco, era giustissima l'idea verso Guidi che andava verso in direzione della porta, però per poco non è stato precisissimo il passaggio. Tiro di Dabdoubi e qui
Dabdubi tenta un tiro da posizione quasi impossibile, buona la coordinazione ma l'impatto col pallone è da dimenticare e quindi il portiere è in possesso di palla. Ametrano si appresta al rilancio, lo fa con i piedi, rilancio su cui arriva Bertoneri che duella col Musto. E il Cascina Valdera ha l'occasione di proiettarsi nella tre quarti offensiva. Raul Musto batterà questo calcio di punizione, lo batterà col destro a rientrare verso il centro dell'area di rigore. L'arbitro dice che si può battere. Punizione verso il centro dell'area. Lecceti svetta su tutti. È il suo punto di forza, questo difensore centrale dalle lunghe leve. Classe 1998. Tanti giocatori del 99 per il Cascina. Ametrano, Sbala, Paccola, Scaramelli, Arrighi, tutti giocatori un anno più piccolo rispetto a quello principale della categoria, che è appunto il 98. E Stefan, gioco di gambe, a saltare un giocatore avversario. Dabdobi viene atterrato in modo regolare a giudizio del direttore di gara. Botrini fa scorrere il pallone in fallo laterale. Appoggio, malissimo questo appoggio di Barbaro verso il compagno Bassano. Fallo laterale che batterà Haris Sbala, terzino destro della formazione della provincia di Pisa, che ha appoggiato verso Ettaiani, centravanti, protegge benissimo il pallone col corpo. Mamma mia che bravo questo centravanti, abbiamo visto come ha protetto il pallone. Poi però il Tau in qualche modo riesce a spazzare l'area di rigore. Paolo Balde allarga le braccia e dice come si fa. Effettivamente è un Tau assai impreciso nell'uscire dalla propria tre quarti. Vediamo se è solo una questione momentanea oppure sarà un tema che potrebbe interessare l'intera partita. E qui alza il piede Dabdobi fallosamente a giudizio del direttore di gara. Il centravanti del Tau era andato in pressing nel tentativo di soffiare il pallone ai difensori per ripartire, però intervento giudicato irregolare da parte del direttore di gara. Calcio di punizione sulla battuta, ci pare ci sia Scaramelli. No, non è Scaramelli, è Cusi. Pallone lungo e qui l'intervento del portiere Puccini è decisivo. Non era facile questa presa, pallone a mezza altezza, due giocatori avversari addosso, non c'era particolari protezioni della difesa e qui Ettaiani si fa male. Nessun cenno di rabbia verso il portiere che è uscito regolarmente in modo pulito. Ettaiani ha fatto tutto da solo entrando in modo deciso sul pallone e d'altronde si gioca a calcio e quindi può succedere questo intervento deciso ma non irregolare da parte del portiere. Fallo laterale, il Cascina Valdera darà il pallone e qui la fiscalità del direttore di gara. Probabilmente non era battuto bene il fallo laterale, però era un fallo laterale diciamo di fair play, di convenevoli, perché il Cascina aveva dato palla al Tau Calcio, poteva dare regola del vantaggio. Molto fiscale qui il direttore di gara. E Stefan, controllo sbagliato, tenta poi di arrivare sul pallone, vince il pressing, allarga il gioco. E Stefan, appoggio poi di Guidi. Si salva il Cascina che era scoperto nella sua zona di destra. Palla non a terra. Cassaro, Haitoumi,
Bravissimo qui Botrini a chiudere in fallo. Abbiamo il dubbio se si tratti di calcio d'angolo o fallo laterale. Ci pare fallo laterale vista la disposizione dei giocatori in area di rigore. È così. Fallo laterale, sbala. L'appoggio, Haitomi. Tenta di arrivare sul fondo, ci riesce. Duro nocciolo quello di Gianluca Bassano. Ancora il Tao chiude sulla fascia. Pallone in fallo laterale. Ancora il Cascina. Barbaro verticalizza, pallone lungo verso Guidi, tenta di arrivarci Guidi, l'uscita di Ametrano è puntuale. Quanta confusione, non c'è palla a terra, tutti rilancioni come questo, preda poi di Bertoneri, ancora poi un rilancio, si gioca più a ping pong che non a calcio. Tabdoubi tenta di controllare il pallone, subisce, no, commette fallo addirittura. Ci è sembrato di aver visto una spinta del difensore su Tabdoubi, non è di questo parere il direttore di gara, che ravvisa invece uno fallo del centravanti di origini nordafricane, che a nostro avviso invece aveva effettuato un intervento assolutamente regolare. Chiude ancora il Tau, si prende un calcio d'angolo il Cascina Valdera. Bertoneri, un gesto di stizza sul pallone, era fallo laterale? No, forse è calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, abbiamo visto bene. Questa stizza di Bertoneri che a seguire segue quello di Paolo Baldi che abbiamo visto poco fa, che vi abbiamo raccontato un paio di minuti fa, dove effettivamente risulta evidente la difficoltà del Tao nell'approccio iniziale a questa gara. Qui c'è il buon controllo sul pallone della difesa Amaranto, che fa scorrere per essere padrona del possesso palla in questa fase di gioco. Controllo era stato di Bassano, rinvio corto, Haitomi, tecnicamente molto valido questo ragazzo, guardate come tenta di sgusciare tra due giocatori del Tau che poi hanno la meglio. Riparte il Tau e Stevan, posizione più arretrata, con la speranza di gestire meglio qualche pallone. Guidi, spalla alla porta, Guidi deve tentare la giocata, è puntato da Stagi, guadagna l'angolo Guidi. Che questa sia l'azione della scossa dal punto di vista del gioco del Tau Calcio, chi lo sa, lo vedremo adesso con il calcio d'angolo battuto, che verrà battuto da Barbaro. È il primo sussulto del Tau, la prima vera giocata, questo pallone preso da Esteban nella propria tre quarti, verticalizzato bene verso Guidi. Guidi entra in duello con Stagi e poi arriva il calcio d'angolo, battuto in questo istante il calcio d'angolo. Direttore di gara che non dà avviso, non dà seguito alle proteste del Cascina, che fa proseguire il pallone. Pallone su cui c'è Lecceti, allarga sulla destra per per Barbaro. La difesa del Cascina però gestisce bene questo pallone. La gestione poi porta al tentativo di rilancio verso Arrighi, chiude però Bertoneri e quindi si prosegue con un fallo laterale in favore del Cascina Valdera. Arrighi, buon gioco di gambe, ancora Arrighi in possesso di palla. E Tajani gestisce bene il pallone, ancora a cercare Arrighi, molto presente in questa fase di gioco il 7 della formazione del Cascina, che adesso il Cascina Valdera tenta di andare via
sulla fascia sinistra, arrivano addirittura a mettere il cross i giocatori di Masoni. Però il Tau chiude e il Cascino a fare la partita. Sembra strano raccontarlo qui ad Alto Pascio che non sia il Tau a giocare e a fare la partita, però effettivamente è così. Siamo ovviamente ai primi minuti di gioco, appena al quarto d'ora appena trascorso, quindi c'è ancora un'ora quasi abbondante per vedere qualcosa di meglio da parte della formazione di Paolo Balde, che ci ha abituato a ben altre partite. E qui Arrighi tenta di entrare centralmente, c'è poi Donati che rilancia l'azione, non riesce a tenere palla su il Tau Calcio, questa è la principale difficoltà. Il Cascina quindi che fa ancora manovra del possesso palla, Arrighi, Arrighi larga sulla sinistra c'è Musto, il cross di Musto, la parata poi di Puccini. Buon Cascina finora, buon Cascina, c'è da dirlo. Non che abbia fatto chissà quali grandi occasioni da rete, però ci pare più pronto dal punto, ben messo in campo il Cascina e soprattutto poi capace di fare un buon possesso palla e di tenere il pallone in avanti, cosa che invece è la principale difficoltà in questo momento del Tau Calcio. E c'è Haitaumi sempre con due avversari addosso al 10 del Cascina. Cassaro, gestione del pallone, subisce fallo Cassaro, direttore di gara. Che si prende un calcio di punizione a favore. Haitaumi. Calcio di punizione con il mancino, ben indirizzato verso il centro, Lecceti spazza e Esteban allontana. Fallo laterale al limite della regolarità, diciamo così, quello battuto da Sbala. Ancora però il Cascina nel possesso del pallone. Cassaro, Haitaumi, bravo è Haitaumi, veramente, veramente il migliore in campo fino a questo momento, merito anche suo del numero 9 Tajani. Se il pallone davanti il Cascina riesce a tenerlo ben più di quanto fa il Tau dalla parte opposta. Sbala, vediamo se batte il fallo laterale bene, sì, stavolta Haitaumi sbala, mette il cross, fallo laterale ancora del Cascina. E poi finalmente il Tau con Bassano dà per concluse le manovre offensive in questo frangente del Cascina Valdera. Donati entra in area di rigore, tenta di mettere il cross, fermato, neanche il calcio d'angolo si prende Donati dopo questa cavalcata, tentativo quindi nullo. Rinvio quindi di Ametrano. Ventesimo di gioco, 0-0 il risultato. Dabdobi, Esteban, ben appostato qui il difensore del Cascina Valdera, taccola. Ancora il Tau è uscito dalla difesa, Botrini lo copre molto bene, Diolaiti, pallone su cui è puntuale Puccini che si prende gli applausi del pubblico.
E qui c'è un'altra trattenuta della maglia dei difensori del Cascina Voldera. Era stato trattenuto da Abdoui. Fallo laterale, sbala sul punto di battuta. Ancora il possesso di palla del Cascina. Il Cascina tenta di sfondare più sulla destra che sulla sinistra in questa frazione di gioco. C'è Arrighi, un gioco di gambe buono su due avversari. Ci vuole poi la chiusura in tackle da parte di Stagi. No, anche ragazzi, lo snobba ancora mangiare. Fallo laterale. Rinvio di Barbaro. Dabdobi. Appoggio dietro, scarica verso Lecceti. Verticalizzazione a servire Bertoneri. E qui il Tau spreca malamente un'occasione. Qui c'erano due giocatori nel cuore dell'area di rigore su questo cross effettuato da Diolaiti. Haitaumi, guardate come gestisce il pallone senza guardarlo, ma avendo la testa alta. Questo è veramente un giocatore interessante, questo 10. Complimenti veramente a Tariq Haitaumi. Chi lo sa se qualche osservatore qui oggi non si sia segnato questo nome. Tariq Haitaumi, numero 10. Vai Belva, vai, cambia. Belva. Calcio di punizione. Giocatore appena nominato, il capitano del Cascina Voldera sul punto di battuta, batterà col mancino, indica come al solito uno schema, metterà sul secondo palo il pallone, poi ribattuto, e qui c'è Dabdobi adesso in possesso di palla, appoggia, poi è costretto a liberare, ancora Haitaumi. Qui il controllo non è preciso, però anche grinta questo ragazzo, è entrato in tackle scivolato, però riparte il Tau, lo fa con Dabdobi, pallone molto ben preciso a servire Guidi, tentativo, poi non c'è l'intesa però con Barbaro, e il pallone che finisce in fallo laterale. Fallo laterale che va a battere Bertoneri. Battuto malissimo questo fallo laterale, mamma mia, regalato ai difensori avversari. C'è Arrighi poi sul pallone. Diolaiti. Lecceti, puntuale nella chiusura. Abbiamo perso il taccuino, ci è caduto. Non abbiamo un tavolino qui, ma siamo appoggiati in modo molto elementare, con formazioni e appunti sulle gambe, e quindi può capitare di perdere la materia prima per la nostra radiocronaca. Possesso palla del Tau, Lecceti. A destra Bertoneri. Si fanno vedere i centrocampisti e infatti viene servito Barbaro, molto bene. Guidi, destro di Guidi, sinistro, traversa. E il Tau però quando si sveglia lo fa nel migliore dei modi. E qui l'arbitro non ci pare che abbia sbagliato granché, perché ha dato la regola del vantaggio e ha fatto giocare, perché poi se avesse segnato il Tau nessuno si sarebbe lamentato di questo colpo, questa indecisione arbitrale.
colpo c'è stato, ma dal punto di vista arbitrale quello che è stato fatto è corretto, ovvero ha lasciato proseguire, il giocatore non ha avuto un colpo alla testa, quindi il direttore di gara può scegliere di far proseguire. E poi, finita l'azione, si è sincerato delle condizioni del giocatore ed è andato a chiamare la panchina. Quindi il fallo c'è, ci sta tutto, ma dal punto di vista arbitrale qui non ce la sentiamo di criticare il direttore di gara. Che ne dicano qui le signore in tribuna, è così. Giusto così da parte loro. Sono mamme e quindi la salute dei loro figli è la cosa più importante, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Qui le proteste verso il direttore di gara sono state molte, però poco da dire. Ventesimo, quindi traversa di Guidi. Dabdo B, l'appoggio è Esteban. E qui assolutamente qui non abbiamo visto niente. Fermato Dabdo B. Non ci è parso assolutamente, insomma, è chiaro che si gioca a calcio, qualche contatto, qualche furbizia da parte dei giocatori ci può essere, ma fermare a livello allievi regionali elite una giocata del genere ci sembra veramente eccessivo. Pallone lungo per Dabdo B, uscita di Ametrano. E quindi si riprende con la rimessa in gioco del portiere ametrano. Si trattengono i giocatori. Pallone lungo ribattuto da Cusi. Palla sbala. E qui bravissimo Esteban, salta un avversario, ne salta un altro. Carica il destro. Che botta, bravissimo Esteban, è un Tau adesso assai più determinato. Destro di Esteban. Dabdo B fermato, ce n'ha sempre un paio addosso. La difesa, quella del Cascina Valdera, che come vediamo marcatura uomo, taccola è su Dabdo B. Poi c'è il numero 4 Cusi versione libero, quantomeno un po' più staccato rispetto agli altri giocatori, mentre Sbala si occupa di Esteban quando viene nella sua direzione. Marcatura diciamo a uomo, anche se non c'è una molta precisa, però non è certo una zona pura quella del Cascina Valdera, mentre invece è una zona pura moderna quella del Tau Calcio. Donati fermato da Righi, esce poi molto bene qui Diolaiti. Bassano, rinvio corto di testa. Qui c'è la giocata di Ettaiani. E qui il colpo di testa è sbagliato. Dabdo B. Fermato Dabdo B. Si prendono, si smanacciano un po' Dabdo B nel numero 3 Stagi. Nulla da ravvisare da parte del direttore di gara. Guidi, Barbaro, Bertoneri, Esteban ne ha due addosso, ne salta tutti e due,
c'è poi il ritorno di Arrighi, c'è ancora Esteban, calcio di punizione, Esteban che si becca anche il giallo, sbala, ammonito. Ammonito, calcio di punizione, batterà Esteban. Due uomini in barriera, no, saranno sicuramente di più, saranno almeno tre in barriera per Mattia Metrano. Pennellata di sinistro, palla fuori, nessun brivido per Metrano che osserva con lo sguardo il pallone scorrere verso il fondo. Metrano sul punto di battuta. WB, controllo spalle la porta, allarga poi molto bene verso Barbaro. Barbaro perde in un primo momento il pallone, poi lo riconquista, palla a Donati sulla destra. Donati tenta di sfondare, è aggredito da Musto. Vediamo Donati cosa riesce a combinare, riesce a combinare il massimo, ovvero il servizio verso Bertoneri, che però crossa in malo modo. Botrini, errato rilancio quello di Botrini, attenzione Haitoumi, pallone sul sinistro, si allarga sulla destra, è contrastato da Bassano, arriva anche in suo aiuto Barbaro che poi ferma il giocatore. Haitoumi, cross col destro, non degno di quanto fatto fino ad ora, di quanto ha fatto vedere in questa circa mezz'ora di gioco il capitano della formazione della Valdera. Puccini, appoggio corto verso Bertoneri, si fa vedere in un primo momento Dio Laiti, poi però pallone scaricato verso Botrini, pallone sulla destra, Bertoneri, appoggio, bravo qui Guidi verso Dabdobi, 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 contrastato da due avversari, c'era Musto e c'era Scaramelli che gli hanno fermato l'iniziativa di gioco e quindi fallo laterale in favore del Tau. Attenzione a questo pallone, Guidi era vicino alla porta ma in una condizione, in posizione tutt'altro che comoda per calciare a rete. Comunque il Tau ha assorbito la sfuriata iniziale del Cascina e adesso gestisce meglio il campo e soffre meno una pressione il possesso palla del Cascina Valdera, che comunque non ha rischiato tante cose, anche se c'è da ricordare la traversa colpita al 29esimo da Esteban con il sinistro. Botrini, si fanno vedere molto bene i centrocampisti. Fallo laterale, Bertoneri. Scende Scaramelli. Libera Botrini. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Ferma il gioco direttore di gara perché il colpo è stato alla testa. Vediamo cosa è accaduto al numero 5. Taccola.
esce, ci pare, senza particolari problemi. Si ripeterà con il palla a 2, riprenderà il gioco. È molto probabile che il giocatore Tajani del Cascina Valdera ceda il pallone. No, invece si gioca, anzi sarà ripetuta, la palla deve rimbalzare almeno una volta a terra. Così è. Entra in campo Taccola, assorbito quindi il problema alla testa. Dabdobi, velocissimo Dabdobi, fermato da Cusi. Allora Guidi sul punto di battuta, Dabdobi, il tiro, manca il gol. Dabdobi, posizione defilata, seppur vicino alla porta, non era facilissimo per il centravanti. Fallo laterale, Sbala. Riprende il gioco sulla sinistra il Cascina, dopo aver attaccato per un diverso tempo sulla fascia destra. Pallone comunque in preda di Puccini, spazza via Puccini senza particolari complimenti. Colpo e per foul play. Guidi mette il pallone in fallo laterale, ma il giocatore si rialza tranquillamente. E qui ritorna il solito, la solita questione portata avanti da Fabio Capello, ricordate, se deve essere l'arbitro a fermare il gioco, altrimenti si rischia di partite più mosce e un fair play sempre, diciamo così, che a volte rischia di essere una furbata dei giocatori, quella di mettere il pallone in fallo laterale quando c'è un giocatore a terra da soccorrere. Pallone in preda a Puccini. Lecceti. Bravissimo Guidi a servire Donati, però. Pallone, attenzione, il Tau. Pressing però non felice. Donati pressa su Musto. Arrighi a servire Haitoumi, bravo a servire Cassano. Giallo a Botrini. Giallo a Botrini, non so se c'è stato un tocco di mano. E quindi Haitoumi sul punto di battuta, il calcio di punizione, Haitoumi batte direttamente in porta, tiro assolutamente da dimenticare. Finisce il primo tempo. Primo tempo certamente non bello. Tau che però ha rimpianti per una traversa colpita, anche se il gioco non è stato eccellente da parte della formazione Amaranto. Vediamo se Paolo Baldi in sede di intervallo darà una scossa ai suoi giocatori. Al momento sottotono. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo.
Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Riprendiamo la linea da Altopascio, secondo tempo di Tau Calcio Cascina Valdera. Un cambio, è entrato Scatizzi, vediamo se riusciamo a intuire il giocatore uscito, ci pare da Dobi. Cambia quindi in attacco, è il reparto che ha dato maggiore difficoltà a Mister Baldi, non tanto per quanto riguarda la qualità dei giocatori, quanto soprattutto per quanto riguarda la capacità di tenere palla in avanti e quindi di far salire la squadra e alleggerire la pressione in fase difensiva. Direttore di gara che fa ancora ripetere il fischio d'inizio, battuto male questo avvio di gara. Ricordiamo che il pallone deve fare assolutamente un tocco in avanti prima di essere giocabile nuovamente. E qui inizia nel peggiore dei modi il Tau Calcio, perché Bertoneri regala un calcio d'angolo al Cascina Valdera. Sulla battuta c'è Musto, chiamano schema Musto, tutti i giocatori adesso vanno a impattare col pallone e poi occasione, colpo di testa. Ci pare di Haitaumi. Vediamo se il Tau si è dato una svegliata rispetto a quanto fatto soprattutto nei 20 minuti del primo tempo. Lecceti, pallone sul destro, appoggia il compagno di reparto Botrini. Bassano, appoggio a centrocampo, Barbaro. Bassano appoggia indietro per Puccini. Lecceti. Guidi. 100 metri avanti, vai avanti col pallone. Manca Guidi. Il corretto appoggio verso Bertoneri. E qui fallo su Esteban. Taccola. Ha atterrato l'esterno offensivo Amaranto. Buona la battuta del numero 4 del Tau, Diolaiti. Ancora aggressione, buono il recupero del pallone e la giocata consecutiva poi di Diolaiti. Pallone però che viene poi recuperato dal Cascina, che mette in fallo laterale. Bassano alza il proprio raggio d'azione, appoggia per Esteban, era Scatizzi scusate, e poi Barbaro. Lecceti, Botrini, un po' di confusione, Esteban, gioco di gambe, tenta di uscire il Cascina, Cassaro, subisce fallo qui, ancora Diolaiti. Ancora un fallo ai danni di Esteban,
decisamente meglio l'ingresso del Tau Calcio, al di là di quel errato retropassaggio di Bertoneri. Movimento mentre il Cascina Valdera tiene tutti i propri difensori fuori dall'area di rigore. Punizione, il gol. Il Tau si è portato in vantaggio e il Pau si è portato in vantaggio. Ci pare Lecceti il marcatore. Calcio di punizione da posizione defilata. Perfetto ingresso di Lecceti. Perfetto l'ingresso in area, l'impatto con il pallone di Lecceti. Confermiamo l'autore del gol, Lecceti, di testa. È Barbo l'autore del gol, sì. Il numero 5 ha segnato. Ci hanno detto Barbaro, ma mi pare Lecceti, sì. Lecceti. L'autore del gol è Lecceti, Lecceti. Siamo sicuri adesso di quello che diciamo, è il numero 5, sì. Buono il calcio di punizione, Barbara era colui che aveva battuto il calcio di punizione. Qui hanno insistito nel dirci che il gol era di Barbara, ma invece di Lecceti, che devia di testa la punizione, sì, calciata da Barbara. Vediamo adesso se il Cascina Valdera, dopo un discreto primo tempo, avrà la forza di reagire. Esteban batte da lui il calcio di munizione. Barbaro guadagna un fallo laterale. Ancora Esteban sarà incaricato del fallo laterale da battere. Scatizzi cerca Guidi, Guidi protegge il pallone, spalle alla porta e poi viene steso. E qui ci sta, ci stava il calcio di punizione, perché è stata evidente la spinta. Rinvio Diametrano e Tajani chiede il fallo, non lo concede il direttore di gara. Scatizzi non riesce a impattare bene sul pallone. Il pressing vinto da Diolaiti e poi da Barbaro, che fa ripartire l'azione del Tau. Gestione della palla, pallone a Esteban, sinistro, deviazione, pallone in rete. Raddoppia il Tau Calcio. È chiaramente un autogol. È chiaramente un autogol del numero 4 Cusi su tiro di Esteban. E viene anche espulso Haito Umi, tanto bravo quanto ingenuo qui. Perché abbia protestato non si sa, comunque il rosso è arrivato. Sei contenta? Sì! Finalmente! Ascolta, finalmente! Ascolta che ti avevo detto, se ti aspetta di video. Vince 80-0. Espulso quindi Haito Umi, prima ammonito e poi espulso. Sì, no, l'arbitro va tutta. Escono due giocatori, esce il numero 2 e ci pare il numero, l'ingresso del numero 14 Gerini. C'è stato poi un altro cambio, ce lo siamo persi mentre segnavamo, annotavamo.
tratto il numero 13 del Gratta. Forse è uscito il numero 5, però non siamo sicuri. Numero 2 è uscito, probabilmente il numero 5, però non siamo sicuri. Sì, esatto, il numero 5 è entrato del Gratta. Donati, appoggio all'indietro, Berberto Neri. Adesso è tutto più facile per il Taos. Catizzi controlla il pallone. Guidi. Non si fa però saltare. Numero 4 Cusi. Bassano. Altro cambio. A uscire il numero 11 Musto. Destro, potente, mamma mia che botta. Complimenti a Barbaro, questo era veramente un gran tiro. Palla che non si è alzata. Belva, lo sai chi ti vuole bene più a te di lui? Ha capito? Esce Musto, entra Barsotti. Terzo cambio per il Cascina Valdera. Uno solo per il Tau Calcio durante l'intervallo. E ora il Cascina anche in 10 per l'espulsione al giocatore Haitoumi. Migliore in campo fino al momento in cui, è arrivata l'espulsione. Esteban tocca col sinistro. Donati. A terra un giocatore del Cascina. A terra un giocatore del Cascina, si rialza senza la necessità dell'intervento del massaggiatore, però deve uscire il calciatore. Numero 6 Scaramelli. Riprende il gioco. Leccetti esce qui molto bene nel suo intervento difensivo. Appoggia Donati. Barbaro allarga sulla sinistra molto bene. Il cross di... E qui. Ma che grandissima parata ha fatto il portiere. Vediamo se riusciamo a raccontarlo. È stato il Scatizzi a tirare. Bravo veramente a Metrano. Complimenti veramente. Il miracolo davvero questo. Barbaro. Cross al centro della bandierina. Guidi. Botrini. Cross non è nei migliori. La palla però resta viva. Botrini. Terzo gol e segna Guidi. Pallone ancora Scatizzi, era protagonista. Guidi. Come un falco. Entra sul pallone. Protetto da Scatizzi e segna il terzo gol. E adesso la partita è incanalata nel migliore dei modi verso la vittoria, l'ennesima nella gestione Paolo Baldi per il Tau Calcio. Prova d'orgoglio adesso del Cascina con Arrighi.
Caramelli appoggia per Stagi, fermato Stagi, salta un uomo, non riesce però a saltarne un altro, si prende comunque un calcio d'angolo mentre c'è un cambio, esce Arrighi, farà il suo ingresso Bocci, sì. Numero 16. Dovrebbe essere Bocci, anche se nella nostra lista il numero 17 non c'è, c'è solo il numero 16. Comunque è l'unico che resta in panchina. 4 cambi a disposizione, 4 sostituzioni effettuate per Masoni. E adesso è un Tau che gioca in scioltezza, approfittando anche dell'uomo in più, delle maglie larghe. Bertoneri. Barbaro. Bassano. Diolaiti. Mette ordine. Appoggia dietro. Verso Lecceti. Esce molto bene Botrini, appoggio Scatizzi. Destro, missile di Botrini, uscito dalla propria linea difensiva. Paolo Baldi le dice adesso basta, resta dietro, non permetterti sortite offensive. Siamo in vantaggio. Diolaiti, appoggio, e adesso esce molto bene il Tau dalla propria linea difensiva. Donati a destra, Guidi, cambio di direzione, pallone non arriva, e Stefan Lecceti. Bertoneri, Tau sul velluto, Bertoneri salta l'uomo, entra in area di rigore, tenta il sinistro, bravissimo, bravissimo qui Barbaro, veramente si sta meritando la palma di migliore in campo, pretende poi un po' troppo dal suo dribbling, però è arrivato fino all'area di rigore, palla al piede. E in questo secondo tempo la coppia di centrocampisti Diolaiti e Barbaro sta sicuramente facendo la differenza. Saranno loro a contendersi la palla, la palma di migliore in campo per questo Tau che ha decisamente cambiato marcia. Calcio d'angolo, Lecceti svetta, stavolta non per segnare come ha fatto prima, ma per liberare la propria area piccola. Ancora un angolo per il calcio in Valdera, generosamente in avanti. Pallone parato sul tiro di testa di Bocci, Puccini in tuffo, senza particolare difficoltà, blocca e appoggia per Lecceti, Bertoneri, ancora Lecceti, continua il giro palla del Tau in difesa.
Botrini. Scatizzi. Guadagna un fallo laterale Scatizzi, allargatosi sulla fascia per difendere questo pallone, spalle alla porta. Botrini, bravissimo ancora qui, mamma mia. Barbaro sul cross. Guidi due volte davanti ad Ammetrano. Ci saranno dei cambi adesso anche per il Tau. Si continua a giocare, Scatizzi protegge il pallone. E qui Guidi non impatta. Guidi però riceve i complimenti da Paolo Val. Bertoneri. Possesso palla importante adesso del Tau, che sta legittimando il successo al dispetto di quanto fatto nel primo tempo. Lecceti di testa appoggia al portiere Puccini, che si rischia la frittata. Assegna un calcio di rigore e il cartellino rosso al portiere Puccini. E qui il fallo da ultimo uomo ravvisato. E stato bravo Ettaiani. Deve entrare adesso il secondo portiere Satti. L'arbitro ha giudicato da ultimo uomo l'intervento di Puccini e qui bisogna vedere quale sarà il giocatore di movimento che uscirà. Probabilmente un esterno offensivo. Estevan o Guidi. Ed esce Estevan, infatti. Esce Estevan ed entra Satti. Entra quindi il secondo portiere Satti, calcio di rigore, quindi Satti è subito chiamato alla grande impresa. Tajani, gol, accorcia le distanze il Cascina Valdera e adesso la parità è numerica, anche se il Tau visto finora ci è parso una squadra di assoluto valore. È stato un errore tecnico di valutazione. Errore tecnico di valutazione di un retropassaggio. Scatizzi manovra il pallone, subisce fallo Scatizzi, calcio di punizione. Battilo bene, Ciccio.
L'arbitro dice fischio io, sistema la barriera. A Metrano ha chiesto l'intervento di quattro uomini in barriera. Calcio di punizione, pallone ribattuta proprio dalla barriera. Lecceti. Si duella Barbaro. Pallone, non c'è fuorigioco, non c'è fuorigioco. Guidi, impatto però maldestro col pallone. E poi si duella. C'è il duello tra Guidi e Stagi. Alla meglio il difensore. Duello tra i due numeri 8, Cassaro e Barbaro. Barbaro, buona la gestione di questo pallone. Scatizzi, scivola. Guidi in pressing su Ametrano, preferisce il rinvio lungo a Ametrano anziché l'appoggio. Bertoneri verticalizza. Scatizzi, bravissimo Scatizzi, che intuizione. Palla per Guidi, para il portiere a Metrano. Che giocata di Scatizzi, ragazzi, complimenti. Il ruolo del centravanti in queste azioni di contropiede è proprio questo. Donati, Bertoneri, l'appoggio di Olaiti, bravissimo Scatizzi, ancora qui bravissimo nella sponda. Guidi, salta l'avversario, ce n'è un altro addosso, destro e gol. E stavolta è imprendibile per il portiere, per il portiere avversario. Complimenti ancora a Scatizzi, complimenti davvero, e anche Guidi, perché il tiro era veramente veramente potente, secco e preciso sul palo alla sinistra di Ametrano, che nulla ha potuto. Ametrano è stato il migliore, il portiere della formazione ospite. Bravissimo Scatizzi. Grande sponda del centravanti. Guidi segna con destro secco, preciso. Sulla sponda. Inizia adesso il valzer delle sostituzioni. Allora, c'è stato un altro cambio nel Cascina Valdera, però c'è sicuramente un errore nella lista, perché ci sono stati fatti 5 cambi nel Cascina Valdera, però i giocatori che abbiamo in lista sono 4, quindi qualcosa non quadra nella lista che abbiamo. Riesce a uscire il Tau molto bene con questo giro palla, a cui ha partecipato anche il portiere Satti, che nulla ha potuto sul calcio di rigore ben battuto da Iatoumi. 4-1 risultato. E qui lascia proseguire il direttore di gara, l'intervento è falloso sicuramente da parte di Barsotti. Cambio, esce Donati, buona la prova anche di Donati, soprattutto nel secondo tempo, ed entra con il numero 16 Maccagnola. Classe 1999, esterno o interno di centrocampo a seconda delle necessità. Lento qui la ripartenza del Cascina, morde le caviglie avversarie, mordidire per dire, gli sta soffiato sul collo di Olaiti.
guadagna un angolo e Tajani sul tiro. Cross della bandierina, ancora è Tajani di testa, ma Cagnola tenta di raggiungere questo pallone in fallo laterale, pallone però è lungo. Battute finali del match, Barsotti cascina generosamente in avanti, ma ormai il risultato è in pugno per il Tau. Destro qui senza pretese di Bocci. E Satti si appresta al rinvio. Altro cambio. Esce anche Guidi. Ingresso per Idrisi Rakip. Chiude Botrini, una percussione centrale di Bocci, riprende il gioco, Scaramelli tenta il cross con il sinistro, pallone direttamente sul fondo. Rinvio di Satti, batterà lungo Satti. Ma Cagnola in duello non riesce a soffiare il pallone. Altro cambio, no, c'è un giocatore a terra del Tau, si tratta di Botrini. Si rialza però il difensore centrale, preso o ai gioielli di famiglia oppure all'inguine. Deve uscire comunque il difensore centrale. Il fallo laterale a Amaranto. Pochi minuti adesso alla fine, dovrebbe dare il recupero a breve il direttore di gara. Idrisi punta un avversario, appoggia per Bertoneri dalla parte opposta, pallone sul destro, pallone verso il centro. Guadagna Maccagnola un fallo, un calcio di punizione ed esce. Esce Botrini. C'è stato un po' di esce, entra il numero 13 Angioli.
Alberto Neri, cross, bravo Metrano qui. Ruba palla, pressing alto qui. Aveva fatto tutto bene Barbaro. Macagnola, possesso di palla per Macagnola. Scatizzi, bravo nell'appoggio a Bertoneri, continua il possesso di palla quindi per il top calcio. Lecceti, sinistra per Bassano. Idrizi, destro, facile per Metrano. Per invio di Metrano è da dimenticare, rimediano poi i compagni di difesa. Scaramelli, Bassano lascia poi il pallone scorrere, però erra l'indicazione su questo tentativo offensivo del Cascina Valdera. Pallone ancora per il Cascina Valdera, gestione del pallone, ben appostato qui in diagonale Bertoneri, allarga per Macagnola, avanza il Tau, qui c'è Barbaro che perde inizialmente il pallone e poi ritorna a contrastare, a raddoppiare insieme a Bassano, però il pallone finisce sul fondo. Altre sostituzioni saranno fatte, sarà il Tau a fare l'altra sostituzione, entrerà Bilotti. Battute finali, di gioco Macagnola, subisce fallo Macagnola, fallo commesso da Bocci, esce Barbaro. Ed entra Bilotti. Diolaiti. Bassano. Lecceti, scusate. Angioli, Corangioli, cambia direzione del pallone, Bilotti, concede l'angolo Cusi, scarsa intesa con Ametrano che chiama tardi il pallone. Altro cambio, esce Bertoneri ed entra 13. Cross dalla bandierina, troppo lungo. Non basta la generosità del numero 4 Diolaiti per arrivare al pallone. All'arbitro guarda il cronometro. Ah,
a Metrano. Maccagnola duella. Bassano, bravo Bassano, tecnicamente qui è un grande intervento questo, stop e far ripartire l'azione. Passaggio preciso al compagno. E qui non c'è nulla, dice il direttore di gara. Angioli. Lecceti. Bilotti. Idrizi. Scatizzi. Vince un duello, Maccagnola, appoggio di Olaiti, pallone fuori. 4 minuti di recupero. Rinvio di Ametrano. E Tajani. Scatizzi. Buona prova, buon impatto con la gara. Va verso la bandierina. Guadagna un fallo laterale Scatizzi. Era quello probabilmente che voleva per far scorrere questi secondi preziosi. Anche se di sofferenza ci pare che il Town ne debba subire ben poche, perché comunque la gara è in pugno. Il Cascina Valdera è esaurito, quella foga transagonistica. Maccagnola. Guadagna un fallo laterale Maccagnola. Il fallo laterale che sarà battuto da 13. Anzi no. Ancora Maccagnola sulla destra, salta un avversario Maccagnola, entra in area, appoggia per Diolaiti, sinistro, non va. Non va. A Metrano, effetto rinvio. Rinvio lungo. Diolaiti. Cassaro. Bravo Satti qui in uscita. Da un colpo alla testa qui in uscita. Ammonito, ammonito è Tajani. Colpo alla testa subito da Satti in uscita. Intervento scomposto quello del 9 della formazione del Cascina Valdera, portiere era uscito in presa bassa. Fallo laterale per il Tao, 13. Diolaiti arretra, c'è Bassano. Giocata di Cassaro, fa quello che può, allarga, Bocci di testa,
Non c'è fallo che chiede il calcio Navaldera. Ancora Bocci. Pallone sul fondo. Finisce qui il match che nei minuti finali ha visto questi minuti finali scorrere lentamente. Il Tau decisamente non bello nel primo tempo, si è riscattato ampiamente nella ripresa trovando 4 gol che hanno permesso di battere un Casci Navaldera propositivo e buono per un tempo. Poi un po' la sfortuna, un po' la forza comunque del Tau Calcio, sommata alla rabbia, sicuramente la carica che avrà dato Paolo Baldi nel corso dell'intervallo, ha fatto il patatrac. E comunque onore anche al Cascina per il buon primo tempo. Complimenti al Tau che continua la lunga serie positiva di risultati utili, soprattutto di vittorie, e quindi si porta a casa questo 4-1 meritato per quanto arrivato nella ripresa. Da Michele Citarella, che vi ha raccontato la cronaca della gara, e dal cameraman Silvano Cortopersi vi auguriamo buon Natale a questo punto, visto che non ci saranno più gare da qui fino al 25 di dicembre. Al mio fianco abbiamo Umberto Botrini, difensore del Tau Calcio, classe 1998, ma già ben strutturato, con fisico a uomo che rispetto alla metà dei miei anni, però insomma i centimetri sono ben di più. Allora, dicevamo mentre venivamo qua, sei nativo, diciamo originario di Fucecchio. Prima del Tau Calcio, quali sono le squadre? Ho iniziato a giocare a 5 anni. E ho sempre giocato al Fucecchio e questo è il quarto anno che sono qui ad Alto Pascio. Cosa ti piace di questa società così organizzata, così che punta in alto ai campionati che fa? È una grande squadra, una grande società, e ci insegnano all'inizio l'educazione, poi anche come giocare a calcio, la tecnica, tante cose. Poi abbiamo un bel ambiente che ci permette di allenarci in un modo insomma diverso rispetto ad altre squadre. Entriamo alla gara di oggi. Che è successo negli spogliatoi? Siamo partiti un po' tesi, un po' una squadra, insomma, una buona squadra, il Cascina. Davanti aveva due ragazzi importanti. Poi il secondo tempo siamo entrati in campo con più cattiveria e avendo più qualità tecniche insomma, rispetto agli altri, poi si sono viste quando c'era un po' di stanchezza. Sono emerse quindi le qualità nel corso della ripresa. Un'ultima battuta sull'organizzazione difensiva. Giochi spesso al fianco di Lecceti. Chi tende ad andare sull'uomo, chi tende a staccarsi? Ci sono dei dettami particolari oppure è veramente una zona pura? Allora, io è un anno che gioco, è da settembre che faccio il difensore centrale, quindi i compiti un po' più difficili li fa il mio compagno Lecceti, il capitano, che è un grande giocatore, però insomma mi sto adattando e sto cominciando a prendere ritmi e niente. L'ultima domanda a questo punto la dobbiamo fare: prima eri a centrocampo? Sì, prima facevo centrocampista, mezzala oppure trequartista anche. È stato Baldi a volerti dietro o già prima la gestione precedente? C'era la gestione precedente, mister Cisi, che vedendo col fisico, insomma, bravo di testa, mi ha provato, poi insomma mi ha insegnato e quindi insomma mi ha scoperto un grande ruolo. Ringraziamo Botrini e in bocca al lupo per il ruolo di difensore centrale. Allora, Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it.